Luca Luca Toni. Ma ha detto Antonio, mi ha detto: cos'è che fa Luca? Io vivo di rendita. Cosa deve fare? Guarda, Bobo, allora, io non so quello che faccio, però oggi ho fatto un pranzo con i miei genitori, sono veramente full. Non ti vedo bene, dove sei te? Oh, aspetta, cazzo, è vero? Scusami. Era tutto la... Okay. Stavo guardando la finestra, hai ragione. Scusa. Ho fatto un pranzo lungo, che era una vita che non vedevo i miei genitori, sono arrivato lungo oggi. Sì, eh? Hai bevuto, hai mangiato? Mangiato dei gran tortellini, ricetta di mia moglie, molto, veramente leggeri, salsiccia e asparagi. Sono stati perfetti. Te come stai? Io sto bene, finalmente esco con la stellina, vado in bici, 2 ore la mattina, 2 ore il pomeriggio, così esco un po', la porto un po' fuori. Bene, sì? Dai. Ma com'è? Sì. C'è gente a Milano? Dove sei? Milano tu? Milano è una bolgia di gente in giro, oggi c'è il pianone dappertutto. È un devo casino, dire ragazzi. Che comunque tutti con la maschera, la maschera devo dire. Cioè, ho visto pochissime persone senza maschera, tutti con la maschera, quindi c'è una cosa buona, dai. No, sicuro. Ah, io sono andato a fare la spesa stamattina, c'era la gente che si spostava di un metro e gli ho detto, io capisco perché, ma adesso la gente c'ha paura forte. Eh sì, è cioè, una volta ti venivano vicino a chiedere gli autografi e le foto, adesso ti fanno passare di un metro, ti dicono proprio vai tu. Io oggi 2 mi hanno chiesto la foto, ho mezzo litigato, Poveri. Poveri? Ma se vanno... No, poveri, nel senso poverini. Ah, pensavo io. Zio Cader, l'ho detto. Zio no, forse, no. A me non mi chiedono più niente, secondo me pensano che c'ho il coronavirus io, a me non mi chiedono niente. Io ho detto ragazzi tra 1 anno e mezzo, 2 anni e bisogna fare le foto, non si può più fare niente. No, ma dai, anche se abbiamo le maschere. Ma mi stai via per il culo? Mi stai prendendo scusa, per il culo? Ma poi se c'hai le maschere non si vede neanche niente. Infatti ho detto di notte, no ragazzi, lasciatemi stare, tra 2 anni ci vediamo da Mimmo, tra 2 anni, nel 2022. No, ha un bel casino. Dimmi un po', hai visto il casino che è successo con il libro di Giorgio? Ma quello verso Balotelli e Melo? Sì, beh, per forza. Ah, ragazzi, io non lo so cosa... Sai, i libri sono un po' particolari, i libri, Perché per scrivere un libro devi scrivere un qualcosa un po' di diverso, un qualcosa che faccia anche a notizia. Sì. Secondo me hanno ragione un po' tutti e due. Cioè, se è un peccato che Giorgio non gliel'abbia detto in faccia, però... qualcosa deve aver fatto anche lui. Secondo me hanno ragione un po' tutti e due. Sì, 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 sì. Il problema è che quando fai un libro devi dire qualcosa di diverso, perché altrimenti... Non devi fare il libro. Sono anche libro. Però non è neanche bello se tu non gliel'hai mai detto in faccia che eri squadra con te. Io penso che anche te qualcuno gliel'hai detto in faccia o sei un deficiente o non capisci. Forse troppe. Forse troppe volte. Appunto. Forse... No, ma io le dicevo a tutti in faccia. Quindi se io infatti ho scritto il libro, non ho detto niente di nessuno perché non l'ho mai avuto, ma se c'era una squadra e dovevamo litigare, litigavamo noi, lo sai com'era Luca? Quindi... No, no, infatti, però sai, conto, se tu hai litigato e allora dopo fai il libro, lo dici, ma un sì. Conto, se uno non ha mai detto niente, esce con una notizia bomba, sai, poi sai, Balotelli è un personaggio, Chiello è un personaggio, viene fuori un bel cinema, Sì, infatti oggi... è uscito dappertutto, anche Melo gli ha risposto che si cagava addosso, qualcosa così, non lo so. Sì, che non ha mai vinto niente, la cosa, l'Inter del triplete. Cioè, è stato, cioè, è brutta secondo me che poi vanno tra social, capito? Sì, sarebbe sì. Meglio che si chiamassero e si mettono d'accordo. Poi non lo so, tu magari lo sai di più, tu cosa ne pensi? No, io la penso come te, nel senso che se Giorgio scrive una roba così... quando erano in nazionale insieme, gli doveva dire, oh, sei così, 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 così. Sì. Cioè, capito? Se è vero. Non si comporta bene, lo attacchi al muro, come facciamo noi con se succedeva qualcosa così. Non dir niente, e poi lo dici, è un po', capito? Non lo so. Sì, poi dopo tanto tempo, cioè, boh, è una cosa, sai, io poi il libro non l'ho mai fatto perché non mi è mai piaciuto fare un libro, perché comunque devi dire delle cose che...
o le hai già dette, o altrimenti secondo me dopo viene fuori confusione come è successo col Chiello adesso. Sì. Perché secondo me ha sbagliato tutti e due, cioè Chiello, per dire una cosa così forte, poteva dirglielo in faccia prima. Bisogna vedere se gliel'ha detto. Non lo so, da quello che ha risposto Balotelli sembra di no. Poi sì, non lo so, vedremo nei prossimi giorni. Sono cose loro, che quindi bisogna capire dov'è la verità. Sai, è anche difficile, io non conosco bene la situazione, però è chiaro che dispiace. Poi, visto adesso la situazione, che non si sa di cosa parlare, ciao. Sì. Capito? Nei prossimi giorni sarà, ne parleremo, ne sentiremo ancora tante, secondo me, nei prossimi giorni. Bisogna vedere cosa ha scritto Chiello, magari ha detto qualcosa anche su di noi, eh? Adesso viene fuori anche qualcosa su di noi. Io mi ricordo contro di lui, Fiorentina Juve, cazzo, mi marcavo sul calcio d'angolo, mi tenevo così, io gli davo dei cazzotti, bam, 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 gomitate, boom, boom. Cioè, avrei detto questo, gli avrei dato qualche gomitata nei denti, non so, però. No, ma Giorgio era il numero uno, perché lui, cioè, ti marcava, ti faceva fallo, ma cadeva lui. E quindi perdeva fallo. E fischiavano il fallo contro di te. Esatto. E gli ha detto, Giorgio, tu sei più sveglio di me, sei veramente furbo, perché si metteva davanti apposta, poi andava avanti. Però è stato un grande osso. Chiello è stato l'ultimo vero, secondo me, marcatore. Bravo. È l'ultimo vero marcatore di quelli che marcano bene. Sono d'accordo al 100%. Da attaccante trovare uno come Chiello secondo me ti dava fastidio, perché comunque sì, lui ti marcava, non è alla zona di adesso di molti che tu vai da uno, vai da un altro, non te ne accorgi. Chiello ti pigliava, era duro, ti veniva sempre addosso, poi erano legnate, sicuro legnate, ma è l'ultimo, come dici tu, è l'ultimo della nostra generazione. Infatti sta ancora qualche anno e poi secondo me è veramente l'ultimo difensore che marca veramente da difensore, dai, perché altrimenti gli altri sono tutti adesso va di moda impostare, no? Tutti sì. A parte che anche Chiello ultimamente è diventato bravo anche impostare, lo vedo con l'esterno che viene avanti, anche Chiello ti tira delle legnate, Chiello ti spacca in due. No, il bello sarà che se riparte la Serie A, che si trovano Juve Brescia, Chiello con Balotelli. È da andare a vedere quella partita, eh. Che dici? Secondo te si riparte? Non ho idea. Ogni giorno ne dicono una. Non lo so. Ora dicono forse metà giugno. Non lo so. Ma secondo me devi iniziare a fare il virologo anche tu, perché tanto ne sparano talmente tanti. Tutti. Cioè, è il nuovo lavoro, perché ognuno ne spara una. No, non si capisce niente, no? Quindi, ma poi ho letto che mi ha detto Antonio Cassano che il Sampdoria ce n'ha due in squadra, mi sa. Il Torino uno, non so, una roba così. Io ho sentito una squadra che ne ha quattro. Madonna. Sì, la Sampdoria deve essere che ne ha quattro. Dopo la quarantena? Ancora quattro? Secondo me sì, ce ne ha quattro addirittura. Cazzo. Però adesso... No, scusa, forse la Fiorentina. Fiorentina. È una squadra che ne ha, ce ne ha un po'. No, io non so cosa dirti. Ora vediamo. È inutile che noi diciamo qualsiasi cosa, perché non si sa niente noi. Quindi parliamo solo a cazzo, così. Quando si riprende, si spara. Oh, a parte che spariamo delle stronzate come le sta sparando tutte, perché sono due mesi che si sente di tutti i colori, quindi non ho ancora capito niente. Sì. Uno ha scritto la Fiorentina, ma ha scritto qua sotto 6 la Fiorentina, uno ha scritto 3 la Fiorentina, 4 la Samp. Vedi, c'era un po' di casino. Figa, non lo so, vediamo. Ragazzi, qua è un bel casino. Adesso bisogna vedere un po' se speriamo che riparta tutto, però perché sono tanti soldi in mezzo, anche devono finire i campionati e poi vedere chi va in Champions. Comunque la Champions League gioca ad agosto, loro hanno detto noi a agosto giochiamo. Ho capito, però se tipo la Francia che non giocano più, cosa giocano? Senza, cioè, PSG gioca fuori casa. Cioè, però, se il campionato non gioca più, cosa fanno ad agosto? Se allenano e basta fino ad agosto? Sì. Cioè, tu lo sai meglio di me, dai, l'allenamento non è la partita. No, normale, ti sfondi il cervello. Da qua arrivare ad agosto, per niente. Vai dallo psicologo, vai. 3 mesi di allenamento e basta? No. Sì, poi non si capisce, ti alleni da solo. Giocare a calcio ti alleni da solo. Sì. Si capisce. È un bel casino, un bel casino.
Poi Milano, come fanno le squadre? Poi Milano, la Lombardia è una delle zone più... cioè magari al sud adesso ci sono meno contagi, quindi magari possono un po' più riaprire, non lo so quello che succederà. Però a Milano, che c'è ancora magari un contagio abbastanza importante, io non so le squadre come faranno, cioè diventa diventa una cosa molto grande, io non lo so, ci capisco poco anch'io. Quindi... Sì, non è facile per il governo comunque decidere, la Lega, tutti quanti, è un bel bordello, federazione, sono tutti lì... Ci sono troppi soldi, dai. Quando c'è troppi soldi diventa difficile. Nessuno sa, secondo me, neanche il coraggio di prendere la decisione definitiva. Bravo. Nessuno si prende la responsabilità di dire non si gioca più. Esatto. Ma va, li ammazzano. Tutti, secondo me, non vorrebbero giocare più perché hanno paura di quello che può succedere, ma nessuno ha il coraggio di dirlo. Eh sì. Perché dipende, tipo, la Germania riparte. Però in Italia, sai, se partono anche molte squadre che hanno problemi, che hanno giocatori magari ammalati, come fanno? Non lo so. Bisogna vedere, vediamo tra 10-15 giorni a che punto siamo. Perché... Oh, meglio quando c'eravamo noi. Yeah. Eh sì, Comunque è venuto fuori, se uno pensa che 3 mesi fa era tutto tranquillo e ora ci siamo trovati in questa situazione. Tranquillo. Cioè, tu ti ricordi che una volta il problema è che non si trovavano i biscotti alla cioccolata della Nutella? Io me lo ricordo. Oh. Mamma mia. Quanto pesi ora? Dopo il pranzo di oggi? oggi con mia mamma... sai, quando vai dalla mamma è sempre un matrimonio, no? Perché sai... E quindi comunque secondo me siamo 113, 114, 1,2 kg secondo me. Abbiamo superato tutte le radio. Come sei messo? Io ho perso 2 kg, Luca. Ma dai. Sì, sono 104,2. Ma come fai a perdere i chili in questo periodo? Ma perché io comunque vado a correre. Nel pomeriggio vado a correre alle 4:30 tutti i pomeriggi. Sì? Eh sì, faccio tra corsa e camminata faccio 5-6 km, io più di così non ce la faccio. Sono di un pesante. No, io anch'io faccio un po' di corsettina, ho sto tapis roulant che vado, però il è problema triste. È che mi piace troppo mangiare e bere, io ho un casino. Qua poi sei in Emilia, poi adesso ti vengono a trovare anche degli amici che non vedi da un po' e comunque dai. No, è durissimo. Adesso vediamo perché riparte forse anche il corso. Che sto facendo anche tu potresti fare qualche corso di direttore allenatore, dai che ti vedo bene. Tu hai fatto quello di allenatore, no? Lo sto finendo con quegli altri ragazzi che più che altro lo faccio perché ci divertiamo. Il problema è che adesso lo facciamo online anche quello perché non ci possiamo trovare, no? Ah, okay. Lo sta facendo, sai, Pirlo, ci sono Samuel, ci sono parecchi giocatori. Sì, tu sì, corsi sì. Zero. Io no, corso di italiano devo fare io. Ma dai, però potresti fare qualcosa. C'è, no, forse c'è tra qualche mese il corso. Ci deve essere ora a maggio, l'hanno spostato. Vediamo. Non lo fai? Vediamo, se dovrebbero fare UEFA, UEFA B insieme. Non lo so, vediamo. Sì. No, ho sentito anche De Rossi, infatti lo doveva fare anche lui. Daniele, magari li metto tutti assieme e lo fate anche voi. Sì, dai, anche Matri doveva farlo. Insomma, vediamo un po' di gente, vediamo. Ma Matri ha smesso poi? Ufficialmente c'è chi dice 3-4 anni fa, però ha smesso ufficialmente ieri. Finalmente l'ha capita anche lui. Ieri gli ho scritto ciao Bomber in bocca al lupo, lui mi dice ma non sono morto. Io dico, no, ma ciao Bomber è per dire così in bocca al lupo. No, è un bel casino, poverino. Cioè, poi alla moglie che lavora, lui a casa con 2 bambine da solo, secondo me diventa difficile. Ale diventa matto, Lo so. Ora con 2 bambine. Come sei messo con le bambine? Una è qua, che sta, la Cocò sta allattando, l'altra sta dormendo, già. La grande vivace, Luca, ci distrugge il giorno, perché comunque non sta fermo un secondo, quindi... Ora che possiamo uscire la porto in bici, casco e via. Dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 6 alle 7:30. Tutti i giorni a girare Milano. Sono. Ah, ma non si stancano mai, incredibile. No, si capisce. Non si capisce. Non lo so, guarda, c'hanno un'energia i bambini che non so se ero così da bambino, però non li tieni fermi un secondo. Io arrivo, sono spapolato, io distrutto. Lei continua a ridere, a urlare.
poi urla, urla, va qua, non so. Ah, ragazzi, quanti anni ha? C'ha 17 mesi. Ah, ragazzi, io sono una di quasi 7, uno 6, ragazzi, poi iniziano a litigare anche tra di loro, cioè proprio adesso è follia, vola di tutto in casa. Follia. Follia. Però... mi fa ridere. No, dicevo, litigano, gli fai ridere. Poi si abbracciano, litigano. È normale, dai. È un bel casino, però, ragazzi. Però sono la cosa più bella, dai. Sì, te l'ho detto anche quando ci eravamo visti alla Bobo. Infatti... sono belli, sono belli. Sì, sì. Va bene, amico mio. Dai. Grazie, grazie. Bobone, è sempre un piacere. Ci vediamo presto, Luca. Dai, un abbraccione, saluto a tutti. Va ci bene. Vediamo alla prossima. Un bacione grande. Ciao, Luca. Ciao, Bobone. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao.